La giornata di oggi, 16 luglio, è dedicata tutta a Potsdam, detta anche da Versailles della Germania. Questo è il Palazzo Sanssouci e ce ne aspettano altri oggi. Questa è la parte in retro che dà sul giardino. Proseguiamo. Questo è invece ciò che si vede dall'altro lato. Questa colonna, queste colonne che delimitano il cortile interno e che danno sul resto del parco. Il parco è bello, ma pensavo qualcosa di meglio. Sarà forse perché ho visto quelle di Caserta e di San Pietroburgo e non so, mi sembrano più belli. Penso che è arrivato il momento di entrare dentro. Marmo Italianis. Le cucine del castello, proprio come si vede in certi film d'epoca, che meraviglia! Mi sarebbe piaciuto cucinare qua, anzi no, mi sarebbe piaciuto essere la regina. Guarda, per tenere calde le vivande, che meraviglia! La Pinacoteca, da qualche parte c'è anche un Caravaggio che poi non mancherò di mostrare. Van Dyck e Rubens sono anche qua in mezzo. E il soffitto, io ho una passione per i soffitti. Questa è la Pinacoteca. Sempre qui a Sanssouci. I marmi sono rarissimi, gialli, estratti in Africa, non se ne estraevano più, sono stati presi da rovine romane, quindi hanno oltre 2000 anni, e così anche i pavimenti.
Il marmo giallo è rarissimo e dà grandissima luminosità insieme al bianco e al dorato dei soffitti. Una passione per i soffitti antichi. In mezzo ci sono anche Rubens, Van Dyck e un preziosissimo Caravaggio. Caravaggio che abbiamo già visto l'anno scorso a Toledo. No, Siviglia. No, Toledo. La sala centrale della cupola. Stiamo avvicinando al Caravaggio e questo è il pavimento stupendo. Ed ecco Caravaggio, l'incredulità di Tommaso. E questa è la fine della galleria. Una sala piccola dedicata ai quadri più piccoli, sempre su questo bellissimo affaccio della Galleria Lunga. E questa è la vista di Sanssouci dal giardino con la fontana. Questo giardino a terrazzo, bellissimo. Dopo una passeggiata nel parco, dal nulla ci è apparsa questa meraviglia, la casa cinese. Nel Settecento era grande la passione per tutto ciò che era orientale, ma io non mi aspettavo certo una struttura così meravigliosa. Pensavo qualcosa di più dimesso. È un tripudio anche questa di oro e di motivi rococò. Va bene, andiamo dentro. L'interno della casina cinese a pianta circolare, sempre rococò, bellissima. Sono anche fortunata, in questo momento non c'è nessuno. La cupola e poi sulla pianta circolare si aprono delle porticine. Bellissima carta da parati. Adoro. Un altro piccolo ambiente. Questo è l'ingresso principale, il video dell'interno ho già pubblicato prima. Passeggiando siamo arrivati ai bagni romani, testimoniano sempre il grande amore che i tedeschi hanno avuto per l'arte classica. Mi piace moltissimo la cultura tedesca, davvero avrei voglia di rimettermi a studiare il tedesco e che mi piace tutto della Germania. Mi piace la gente, mi piace la cultura affidatissima, mi piace la musica, mi piace la lingua. Io amo la Germania.
l'interno dei bagni romani, questa struttura che so già che sarà impressa nella mia mente. Non lo so, ci sono posti che sai che non dimenticherai più. Questo è uno di quelli per me. Carine anche queste bordure. Da provare a rifare a casa. Questa è l'ultima struttura che visiteremo, la penultima, prima del Palazzo Nuovo, il castello di Charlotte, molto grazioso, non so cosa aspettarmi dentro. Comunque, domenica, e sono contentissima di come ho organizzato questa giornata. Sulla guida c'era scritto che era difficilissimo trovare biglietti la domenica, che ci poteva essere tanta confusione, ma no, non è stato così, quindi sono veramente entusiasta. Sono le giornate che più amo, quelle passate a visitare castelli, parchi. Non vorrei più tornare a casa, veramente. Studiolo, è il mio colore preferito, il verde, luminosissimo. Raffinatissima scelta di colori, salvia, rosa, particolare in argento, ispirata dallo stile pompeiano. Una sedia a regalo del povero zar Nicola I. Porte stupende. Uno dei pochi esempi al mondo rimasti di camera come una tenda, come un campeggio. Non so, un po' strana forse, no? Un po' claustrofobica, forse era così per giocare al campeggio, tipo. Dopo aver a lungo vagato, siamo arrivati al Palazzo Nuovo, è l'ultimo che visiteremo. C'è anche un ristorante e un caffè, cercheremo qualcosa perché ancora non abbiamo pranzato. L'ingresso ce l'abbiamo prenotato alle 5, dopo. Credevo che il palazzo fosse quello che ho mostrato prima, ma adesso non lo so più qual è la parte visitabile, ma è straordinario. Questo è il Palazzo Nuovo. E questo è il colonnato, non si può visitare perché fa parte dell'Università di Potsdam, molto molto bello. Purtroppo è contro sole. Stiamo quasi per entrare. Vestibolo del palazzo. Questo è qualcosa che veramente non ho mai visto ancora in Germania. Forse l'ho visto qualche altro volta in qualche altro castello. La grotta marina. Sono incastonate pietre, minerali, 20.000 minerali fossili e conchiglie per dare l'effetto di una grotta marina. Qualcosa per stupire gli ospiti.
Das ganze Zimmer heißt das rote Damastzimmer und warum das so heißt, ist, glaube ich, ganz klar, wir haben überall roten Damast an den Wänden. Und das ist jetzt eine Replik des Originalstoffes aus dem 19. Jahrhundert. Und dieser Originalstoff, der sah eigentlich genauso aus, der musste dann im 19. Jahrhundert ersetzt werden. Und das war tatsächlich ein König aus Preußen, Porzellansammler. Und alles, was er an Porzellan zusammenraffen konnte auf diesem Kriegszug, in Sachsen hat er halt zusammengerafft und hier in diesen Schlössern verteilt. Und von diesen Schneeballvasen, die unglaublich teuren Produkte, haben wir heute 260 Stück stehen. 1763 aufgeteilt, wurde es immer auch ein Audienzzimmer geben, aber Friedrich der Große hat ganz bewusst auf ein Audienzzimmer verzichtet und stattdessen einen Sichtraum eingerichtet für seine Gäste. Und in allen großen Gästewohnungen befindet sich ein Sichtraum. Und ich weiß nicht, ob das schon einmal eine Stimme hört, aber die Akustik in diesem Raum ist viel besser als in allen anderen Zimmern im Schloss, als auch die anderen Musikzimmer. Und die Akustik funktioniert. Das ist Frauen eine konstante Bodentemperatur von mindestens 18 Grad und die hat man ja in Preußen so nicht. Und hier in den Gewächshäusern konnte er aber schon 400 Ananas pro Jahr ernten und das war natürlich was ganz, ganz Besonderes. Auch Königsfrucht genannt und eine Ananas hatte den Gegenwert von einem. Haben wir jetzt auch schon mal eine Fortbildung geplant, weil das auch eine Reihe ist, das ist mein Fachgebiet und von vielen Kollegen nicht. Und,